Buon pomeriggio, bentrovati a Pubblica Piazza. Siamo pronti per affrontare altri due temi spinosi della nostra Calabria. Parleremo in questa puntata di Ponte sullo Stretto e poi di Porto di Gioia Tauro. Prima però, come di consueto, la nostra anteprima che oggi abbiamo affidato a Michela Mancini, la nostra corrispondente da Roma, che per noi ha intervistato alla Camera dei Deputati l'onorevole Dorina Bianchi, parlamentare del Nuovo Centrodestra Area Popolare, firmataria tra l'altro proprio della mozione sul Ponte lo Stretto, che ha avviato una serie di polemiche, di questioni proprio su questa grande infrastruttura. Ma Michela Mancini per noi ha intervistato Dorina Bianchi non solo su questo argomento, tra i temi trattati anche quello delle infrastrutture più in generale, della statale 106, hanno parlato anche di dissesto idrogeologico, e sul ponte l'onorevole Bianchi ha detto: chi dice no a questa infrastruttura lo fa solo per ideologia. Allora, ascoltiamola insieme. Onorevole Bianchi, il governo ha recentemente aperto al ponte sullo stretto, seppure nella forma di una infrastruttura ferroviaria. Sembrava una faccenda chiusa da tempo, invece adesso che cosa è cambiato? Ma sicuramente la consapevolezza e i dati Svimez che sono venuti fuori a settembre ci fanno rendere conto come il Sud sia penalizzato rispetto al resto d'Italia, non soltanto nella ricchezza pro capite, ma proprio in tutte le opere infrastrutturali. E sicuramente l'alta velocità non può fermarsi a Napoli, e da questo anche l'idea che il ponte diventi un'opera strategica per, non soltanto per il Sud, ma per tutto il nostro paese. Eppure le associazioni ambientaliste hanno già alzato gli scudi. Ma sì, questo purtroppo, il nostro paese soffre di questa situazione. Noi siamo uno dei paesi al mondo più attenti alle questioni ambientali, ciò nonostante le grandi opere vengono fermate da da proteste che non sono sinceramente condivisibili. Non c'è dubbio che un'opera importante come il Ponte sullo Stretto ha un impatto ambientale che è stato considerato e deve essere considerato, ma non per questo, come succede nel resto d'Europa. Parlo della Danimarca, della Svezia, della Francia, della Spagna, le grandi opere si fanno e con il rispetto dell'ambiente. La stessa cosa può essere fatta nel nostro paese, a maggior ragione in un angolo d'Italia bellissimo come quello del Ponte sullo Stretto. Il rischio sismico, che mi dice? Ma sicuramente il rischio sismico deve essere considerato, ma oggi ci sono delle tecnologie e il Giappone è un esempio importante di come delle tecnologie antisismiche sono trasportabili anche a grandi opere di questo genere. Nel testo suggerito dal sottosegretario De Caro è espressa una possibile riconsiderazione del progetto, a patto che ci sia una previa valutazione e analisi rigorosa del rapporto costi-benefici di questo ponte. Ma qual è questo rapporto costi-benefici? Ma guardi, già un beneficio è il fatto che noi possiamo portare avanti un'opera di così grande importanza e così grande impatto anche positivo sull'opinione pubblica, non soltanto italiana ma straniera. Poi, come dicevo prima, l'alta velocità, e poi infine io non vorrei che noi dimenticassimo che per non fare il ponte sullo stretto noi dobbiamo pagare una penale per la progettazione e tutte le opere che sarebbero dovute essere e invece si sono fermate. Quindi da questo punto di vista secondo me i benefici sono maggiori dei costi, ma comunque non c'è dubbio che un tavolo dove si dovranno affrontare le tematiche sia ambientali, come diceva lei, sia economiche, ci deve essere, ed è quello che noi chiediamo. Andiamo invece al tema dei trasporti e infrastrutture in modo particolare, parliamo della statale 106. Sì. Secondo quanto denuncia l'associazione delle vittime, ci sono stati 650 morti. Che cosa intende fare la politica calabrese a Roma per risolvere il nodo di un'arteria fondamentale per la Calabria? Ma guardi, la scorsa settimana noi abbiamo votato positivamente una mozione a mia prima firma in cui chiedevamo che appunto non soltanto il ponte sullo stretto, perché naturalmente è quello che è venuto fuori sulle agenzie, ma soprattutto la statale 106, le bisettrici tirrenico-ioniche fossero delle opere strategiche per la regione Calabria. Ci sono dei patti di programma
in cui sono già stati stanziati dei soldi e dei tratti sono già progettati, e il governo ha preso degli impegni su queste, soprattutto sulla statale 106, che io vorrei ricordare, in questo sono vicina all'associazione delle vittime, è proprio soprannominata strada della morte perché è una strada dove, per le sue condizioni anche di passaggio dai centri abitati e di grande traffico, è una strada dove purtroppo ogni anno muoiono troppe persone. Invece andiamo agli aeroporti, tema aeroporti. Reggio, Conti in rosso, dimissione del presidente della Sogas che gestisce lo scalo. Crotone, operazione di salvataggio, tentativo. Lamezia nella bufera giudiziaria. Lei tempo fa parlava di una società unica, che ci dice adesso? Ma io sono convinta che un modo per risolvere la questione degli aeroporti calabresi sia sicuramente una società unica che abbatterebbe i costi e in qualche modo programmerebbe strategicamente i tre aeroporti calabresi. Se questo non avverrà, purtroppo secondo me si andrà verso la chiusura dell'aeroporto di Crotone e di Reggio Calabria, cosa secondo me di grande impatto negativo sui territori, sia per quanto riguarda il turismo, sia per quanto riguarda l'economia delle aziende presenti sia sul territorio di Crotone che di Reggio Calabria. Vorrei ricordare che il turismo quest'anno è aumentato del 12% in Calabria, su Crotone è aumentato del 30%, e questo si deve anche a un aumento dei voli e del traffico aereo che è presente nell'aeroporto di Crotone, anche con delle tariffe oggettivamente ridotte. Da questo punto di vista io credo che gli aeroporti in delle zone dove le strade e le ferrovie sono sicuramente deficitarie è una risorsa a cui purtroppo la Calabria non può rinunciare, non può e non deve rinunciare. Quindi da questo punto di vista io credo che la Regione e i comuni si debbano in qualche modo mettere insieme e capire come andare verso una società unica di gestione, che vorrei ricordare stanno portando avanti anche in Lombardia, e parliamo di Lombardia dove sicuramente il traffico aereo, la ricchezza del territorio è ben maggiore di quella calabrese. Poi in Calabria diciamo che gli aeroporti non funzionano soltanto a livello turistico, soprattutto Reggio e Crotone sono due poli importanti per il tema a noi insomma molto attuale, che è quello dei profughi e dell'emigrazione, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, quindi potrebbero avere un'ulteriore funzionalità se fossero ben attrezzati. Sì, anche, sì, indubbiamente, però noi siamo dell'idea che speriamo, almeno lavoreremo anche a livello internazionale, perché poi il problema dei profughi in qualche modo si risolva soprattutto nei loro paesi e con una politica estera che insomma, permetta a queste popolazioni di vivere, di rimanere in un paese dove c'è democrazia e dove non c'è la guerra. Certo che questo è un discorso che si può fare a posteriori, non in un momento di emergenza che è quello attuale, dove però la Calabria si sta distinguendo per accoglienza. Non c'è dubbio, la Calabria in questo ha dato una grande prova di ospitalità e di accoglienza appunto verso delle persone sfortunate che naturalmente fuggono dalla guerra spesso o dalla fame. Quindi da questo punto di vista io faccio un plauso soprattutto a tutte quelle associazioni anche che hanno a che fare giornalmente con queste realtà, che sono sicuramente le realtà difficili. Senti, andiamo all'ambiente adesso, no? Che è un altro suo tema forte. Allarme ecomafie in Calabria. Sì. Parliamo di agosto. L'onorevole Alessandro Bratti aveva annunciato che il Parlamento si sarebbe occupato del caso dei rifiuti tossici, che secondo il collaboratore di Giustizia Policanò sarebbero stati interrati a Lattarico nel Cosentino. Alcuni deputati del PD hanno presentato un'interrogazione parlamentare e poi il silenzio. Che ci dice? Guardi, noi devo dire che questa legislatura è una delle legislature più fruttuose dal punto di vista del lavoro parlamentare. Devo dire che io sono in commissione d'inchiesta sui rifiuti e stiamo concludendo la relazione sui rifiuti radioattivi, che adesso è un problema anche per il nostro paese, nel senso che c'è anche una normativa comunitaria che ci obbliga ad alcuni adempimenti, quindi purtroppo in commissione
d'inchiesta sui rifiuti, stiamo lavorando molto, ma i tempi sono questi, anche perché dobbiamo fare i conti naturalmente con i tempi dell'Aula e con i tempi delle altre commissioni. Andiamo al dissesto idrogeologico in Calabria. Lei ha dichiarato: fondi del governo ci sono ma non vengono ben utilizzati. Ci spiega questa frase? Io ho fatto un'interrogazione sul dissesto idrogeologico perché naturalmente è un problema importante che ha un po' tutto il meridione, ma soprattutto la Calabria. E da questa interrogazione è venuto fuori che su 220 milioni di euro che sono stanziati per il dissesto idrogeologico, noi ne abbiamo spesi molto, molto di meno, e su circa, ora io non vorrei dare numeri sbagliati, quindi li guardo così sono più precisa, su oltre 180 interventi urgenti da finanziare, soltanto 4 dal 2010 sono stati portati a termine. Abbiamo circa un 90 interventi che non sono stati mai iniziati e gli altri sono in itinere o in progettazione. Questo vi fa rendere conto come non è vero che i soldi non ci siano, i soldi ci sono, ma purtroppo non vengono spesi. Allora mettere in competizione delle grandi opere come quella del ponte dello Stretto, che con il dissesto idrogeologico, come è stato fatto in questi giorni in maniera strumentale, secondo me non è esatto, nel senso che ogni voce ha delle sue collocata in una parte di spesa differente, quindi noi per il dissesto idrogeologico li abbiamo i soldi, li dobbiamo spendere e quindi dobbiamo chiedere anche al governo nazionale, secondo noi, che siano fatte anche nel sud delle opere importanti come l'alta velocità, come è fatto su Milano, su Torino, su Venezia e sul resto dell'Italia. Alla Calabria positiva, come dice il suo libro in uscita oppure appena uscito? No, il mio libro sta uscendo. Parla di una Calabria, di un sud che ce la fa, che ce la può fare, parla della possibilità di pensare al sud come un territorio da sviluppare e su cui puntare per il rilancio del nostro paese. Io sono convinta che nel momento in cui noi inizieremo a far correre la Calabria e il sud, avremo un'Italia che davvero sarà competitiva con la Germania e con il resto dell'Europa. Rieccoci, rientriamo in studio dopo questa anteprima dedicata all'intervista all'onorevole Bianchi fatta per noi da Michela Mancini. Avete sentito sul ponte sullo Stretto, ponte sì, ponte no, ne parleremo anche tra poco in studio qui con gli ospiti che ci hanno raggiunto, ma non solo questo, anche il dissesto idrogeologico, ecomafie, temi importanti che approfondiremo anche qui in studio. Ma la nostra Michela Mancini, sempre da Roma, questa volta dal Senato della Repubblica, ha intervistato per noi Antonio Caridi, senatore della Grandi Autonomie e Libertà, che ha aderito insomma a questo gruppo parlamentare dopo essere transitato nel Popolo di Libertà e nel Nuovo Centrodestra, già assessore regionale alle attività produttive. Con lui la nostra Michela ha parlato sempre di infrastrutture, lo ha anche punzecchiato su questa questione del ponte sullo Stretto e naturalmente sulle polemiche di questi giorni all'interno dei partiti della centrodestra. Quindi ascoltiamo questa intervista di Michela Mancini al senatore Caridi. Ponte sullo Stretto di Messina. Sembrava un progetto chiuso nel cassetto. Qualcuno però pare abbia ritrovato la chiave. Che è successo? Innanzitutto parliamo di infrastrutture, che è un tema che il governo riesce a tirare fuori soltanto nelle campagne elettorali per poi mortificare i calabresi in modo sicuramente continuativo, quindi vediamo la presenza spesso di ministri e sottosegretari in Calabria che parlano di sviluppo, infrastrutture, rafforzamento della rete ferroviaria, del trasporto aereo, ma i risultati per il territorio calabrese sono pari a zero. Quindi serve una strategia, abbiamo sentito parlare più di una volta anche il governo per la costituzione di tavoli tecnici, quindi tavoli inesistenti, tavoli che non pensano ai problemi della Calabria, ma sicuramente serve anche una strategia.
Basta guardare il DEF 2014, dove gli investimenti erano ingenti per la Calabria, sono rimaste soltanto 3 opere in quel DEF e queste 3 opere non sono neanche partite. Quindi vuol dire un governo inconcludente che non lavora in sinergia con il governo calabrese, un governo di centrosinistra. E quindi noi chiediamo sicuramente grande attenzione da parte del governo regionale e da parte del governo nazionale. Possiamo parlare di Ponte dello Stretto, possiamo parlare del Ponte di Gioia Tauro, ma soffermarci sul Ponte dello Stretto, sappiamo che è un progetto che voleva fortemente il governo Berlusconi, aveva investito già su questo, su questa infrastruttura strategica per la Sicilia e per la Calabria, ma per l'intero Mezzogiorno, è stato cancellato da un governo di centrosinistra e in questi giorni se ne sta parlando. Ne sta parlando una parte del governo, il ministro Alfano, ma per essere smentito il giorno dopo dal presidente della Commissione Bilancio alla Camera e anche dal ministro Delrio, quindi ministro alle infrastrutture. Quindi un governo che parla con 2 voci, un governo che non guarda soprattutto le esigenze dei cittadini. In più, un ponte dello Stretto non un ponte aperto a tutto, ma soltanto alla rete ferroviaria, quindi vuol dire sicuramente non guardare le esigenze del territorio, non guardare problemi della Calabria e della Sicilia, ma soltanto uno spot elettorale. Appunto, esigenze dei cittadini, con questi soldi che verrebbero investiti nel ponte sullo Stretto, non crede che sarebbe meglio potenziare altre infrastrutture indispensabili alla Calabria, dico per esempio Statale 106, con le sue 650 vittime o l'incompiuta trasversale delle riserve? La Calabria ha bisogno del ponte dello Stretto, la Calabria ha bisogno anche delle infrastrutture interne per lo sviluppo interno del territorio calabrese. Conosciamo tutto il territorio calabrese, che sicuramente non è un territorio semplice, quindi servono delle infrastrutture che possono portare la gente o i turisti dal mare alle nostre montagne, che sono una ricchezza per il territorio. Quindi sicuramente serve una strategia che non c'è stata fino ad oggi, e guardare soltanto al ponte sullo Stretto e mortificare il territorio non ci sta bene neanche. Serve una strategia completa che rafforza le linee interne, le trasversali della Calabria, la 106, che sicuramente ha causato delle morti e causa tutt'oggi delle morti, e quindi metterla in sicurezza. Lì ci sono stati degli investimenti del governo nei tempi passati, ma quest'opera ancora non è partita. Questo vuol dire non guardare al territorio. Vediamo un governo presente soltanto qualche mese fa, quando c'è stata un'alluvione in Calabria, per investire poche risorse, non le risorse che avevano promesse, e quindi mortificare doppiamente il territorio. C'è chi incolpa la questione delle risorse, dei fondi. Si dice che questi fondi esistano a livello nazionale, ma non vengono poi spesi bene a livello regionale. Lei che ne pensa di questo? Ma quando esistono delle cifre, dei sommi con dei progetti, anche sicuramente quello è un itinerario amministrativo che va a partire. Se non vengono messe le risorse, non si può investire sul territorio. Che ne pensa dello stato delle nostre ferrovie? Le ritiene degne di un paese civile? Ma guardi, sentiamo spesso parlare di investimenti nella tratta Roma-Milano, quando impiegano 3 ore per arrivare da Roma a Milano, non sentiamo mai parlare di investimenti sulla rete ferroviaria che va da Roma a Reggio Calabria. Conosciamo tutti che la Calabria è dotata di 852 chilometri di linea ferrata, non sentiamo parlare di doppio binario, non sentiamo parlare di investimenti futuri, quindi vuol dire che i calabresi per arrivare da Roma a Reggio Calabria impiegheranno sempre 8 ore, ma non è questo che ci sconforta sicuramente, ma è anche la qualità dei treni. Cioè, vediamo viaggiare i nostri concittadini in dei vagoni che sembrano del terzo mondo. Questo non ce lo meritiamo sicuramente, perché siamo cittadini di serie A, come sono cittadini di serie A gli abitanti di Milano o di Roma. Qual è lo stato di salute del centrodestra in Calabria, secondo lei? Lo stato di salute del centrodestra in Calabria? Il centrodestra ha governato la Calabria, ha commesso alcuni errori, ma aveva un'apertura diversa rispetto al centrosinistra, che ha dimostrato in un anno di cambiare 2 giunte, una giunta Monca, una giunta di tecnici, mortificando i consiglieri del centrosinistra, quindi mortificando il Consiglio nella sua interezza. Il centrodestra, io ho organizzato il 3 luglio a Reggio Calabria una manifestazione di tutto il centrodestra, e con grande mia sorpresa anche, e questo ci serve anche per stimolarci a continuare a lavorare sul territorio, c'è stata una presenza massiccia di gente che veniva ad ascoltare quelle le nostre idee, le nostre proposte. In quell'occasione abbiamo criticato il governo regionale e il governo nazionale. Il centrodestra ha bisogno sicuramente di ricompattarsi, e questo lo stiamo facendo anche a livello centrale, perché Forza Italia ha bisogno anche di una rivisitazione, e quindi deve ritornare in mezzo alla gente, deve ritornare a riparlare con gli amministratori, che sono il punto di forza del territorio.